Buongiorno, buongiorno a tutti. Scusate, eccomi. Mi preparo, mi sono concentrato per questo nuovo video assolutamente necessario. Eccomi, di nuovo a illustrarvi quella che è l'attuale andamento dell'estate e forse la sua fine. Finalmente, forse a illustrarvi la sua fine. Guardate che carta che ho dietro di me. Questa è l'ultima missione di stamattina. Del modello americano. Ieri vi avevo mostrato quella del modello, scusate, il modello europeo, quindi che dovrebbe essere il più affidabile. Ieri vi avevo mostrato quella del modello europeo e americano, come vedete. Insomma, c'è una certa reiterazione, c'è una previsione che vede un possibile finale brutale, brusco, del caldo, comunque della stagione estiva vera e propria che si è prolungata oltremodo. Io adesso mi trovo a Roma, per curiosità ho guardato l'ultima settimana a Roma. Ebbene, gli ultimi 4 giorni, non quello di ieri, da ieri, erano stati con temperature massime costantemente di 36 gradi. 5 giorni fa 35, ora siamo già a 34. È impressionante la reiterazione, la continuità con cui il caldo si è proposto. Rispetto al 2003, diciamo, quella che è il paradigma dell'estate calda, con periodi di ritorno che possono essere considerati secolari, ma che da alcuni punti di vista si stanno già avvicinando, perché quella del 2003 è la continuità fu quella cosa più impressionante. Però questa è stata simile nella sua seconda parte, perlomeno qui da Roma dove vi parlo, ma oggi leggevo anche altri interventi, insomma, di persone esperte, comunque. Ma in particolare anche sul versante adriatico e tutto il centro-sud, qualcosa in meno all'inizio, invece è stato per il nord-ovest, le Alpi, dove ha nevicato molto all'inizio, ma poi ha fatto caldo ovunque. Ma per alcune regioni è stato veramente particolare. E non ci sono state, perlomeno nella sua fase più calda, delle punte che per esempio nel 2003 hanno caratterizzato la fine della prima decade di agosto, con i 41 gradi di Torino e Milano, ma, ripeto, impressionante è stata la continuità con cui 35-36 gradi si sono riproposti in molte regioni, come ad esempio Roma. E questo, tutto questo ha finalmente una sua fine. Ovviamente la stagione avanza, però fino adesso, in effetti, non si vede poi un deciso cambio, cioè quello che si vede è un lento, diciamo, cedere dell'estate, ma sempre con un'alimentazione che dall'Africa viene verso di noi, che è quella che attualmente vediamo. Che in questa carta ho voluto proprio rappresentare, è ben rappresentata perché questa carta è fine prima decade, praticamente, fra qualche giorno, ma si vede come ancora tutto il caldo poi si sposti verso est, letteralmente, autunno, estate. Però una poderosa saccatura viene vista, guardate, con un'anomalia fino a 12 gradi sotto la media sui Pirenei, qui si vedono, viene vista possibile avvicendare il caldo di stampo africano, perché poi si radicherà nei prossimi giorni con una potente alta pressione anche sulla Scandinavia, e lasciare il passo all'autunno. Per qualche giorno ancora però farà caldo, ma probabilmente già da oggi già si vedono i prodromi della nuvolosità che sta interessando in maniera molto sparsa, molto blanda, le nostre regioni, già con temporali qui e nelle Alpi occidentali, anche la stessa Roma dove mi ritrovo, ripeto, della nuvolosità sta transitando, e comunque che è il segnale che da ovest ci sarà già subito un cedimento della pressione, soprattutto in quota. Questo cedimento comunque darà già dell'instabilità che tra domani e dopodomani già al centro-nord potrà dare qualche temporale che potrebbe essere localmente intenso, violento, perché come al solito l'energia in gioco nei bassi strati è notevolissima. Ma poi intorno al 5-6 potrebbe esserci un cedimento della pressione più significativo e avere un primo importante peggioramento soprattutto al nord. E poi, se le cose dovessero andare come vi sto illustrando ora, ancora tutto da rivedere, però intorno al 10-11 settembre potrebbe arrivare un cambio deciso con fenomeni violenti estesi, ma soprattutto associato all'arrivo di una massa d'aria fredda,
piuttosto fredda per il periodo, quindi si passerebbe da un estremo all'altro, mentre i peggioramenti che si avvicenderanno da qui alla fine della prima decade, nell'arco di una settimana, ci saranno, potranno generare anche piogge localmente, localizzate ma intense, però non porteranno un deciso cambio del regime termico esistente, qualche 2-3 gradi in meno, insomma sarà ancora piena estate. Quindi bisognerà attendere ancora qualche giorno per il cambio a livello termico, cioè se si supereranno ancora abbondantemente, cioè estesamente i 30 gradi. Magari non saremo più i 35-36 costanti, vabbè, siamo anche a settembre, primo giorno di autunno meteorologico. Poi, se le cose dovessero andare bene, finalmente all'inizio della seconda decade si passerebbe poi a ben altro regime, con sotto i 30 gradi, insomma, 25-27, insomma, a un'altra, parlo delle massime ovviamente, un altro modo di concepire settembre, quello più normale. Qui si vede anche un sottomedio, ma noi già ci accontenteremo di tornare in media, cosa che vedono abbastanza bene i modelli. Insomma, vi faccio vedere l'ultima volta questa carta, memorizzatela perché non so quanto, per quanto la riproporranno. Comunque, ecco, lo scambio meridiano, l'ultima cosa che voglio dire, vedete, il discorso è sempre lo stesso. Si va per scambi meridiani, anche in piena estate, non c'è più zonalità. Qui c'è l'Azzorre, dovrebbe essere alta pressione, poi qui le depressioni che scorrono, invece si va molto, sempre più spesso per scambi meridiani, il getto è più debole, scusate, mi risposto, e quindi qui affonda generalmente a ovest e ci risale l'alta pressione. Però possiamo anche trovarci nella fase opposta, cioè quando l'affondo è diretto su di noi, sempre con ondulazioni molto ampie, ma a noi tocca la parte fredda e quindi allora si passa davvero da un estremo all'altro. Adesso mi siedo e vi mostro quello che vedono i modelli adesso. Questa, vabbè, questa è una splendida, diciamo, elaborazione, ma allora, vedete? Già sta arrivando questo primo impulso perturbato che si sta sfrangiando, ma che comunque sta già generando temporali un po' sparsi sulle Alpi centro-occidentali e della nuvolosità un po'. Con qualche fenomeno episodio temporalesco anche qua, guardate, nel Ragusano. Quindi c'è un disturbo comunque, qualcosa sta cambiando. Andiamoci a vedere, ora vedete, oggi ero alle prese, lo rimetto, quello di oggi, l'emissione odierna, e mi sono andato a vedere un po' di cose perché ero quasi incredulo anch'io. Questa è la situazione attuale, la vedete? Eccola qua, c'è proprio il promontorio africano che punta dritto verso di noi, ma vedete come cambia? Si insinua, questi colori leggermente più chiari indicano proprio un lieve cedimento della pressione. Sarà sufficiente già innescare comunque maggiore instabilità. Poi, eccolo qua, questo è già un primo peggioramento intorno al 5 e al 6. Guardate, la caratteristica che finora non ci aveva fatto gridare, diciamo, al cambiamento deciso è che c'è questa deriva costante di queste depressioni che vanno verso la Spagna, col getto che si piega e da noi torna ancora del caldo, ma anche in questo caso sembra andare un po' alla deriva dopo aver generato qualche pioggia al centro-nord, qualche temporale. Ma poi che succede? Tutta questa situazione viene a cambiare perché c'è l'aggancio con un'ondulazione con aria fredda che proviene addirittura dall'Islanda. Vedete come scende? E quella che era una depressione che sembrava ormai perduta, secondo la solita evoluzione, invece ci si ripropone proprio agganciata a una intensa saccatura, addirittura con un'orientazione artica. Questo è il modello europeo, ma lo propone abbastanza bene anche l'americano, non è, anche se non è identico. Ora vi mostrerò anche le ENS per capire, ma voglio solo farvi vedere le conseguenze che questo tipo di peggioramento potrebbe dare. Innanzitutto guardate l'instabilità, qua siamo al lunedì, guardate come transitano questi cluster nel pomeriggio, martedì, vedete? Temporali comunque sparsi, ma c'è più instabilità. E poi mercoledì, un primo giovedì, ecco, anzi giovedì, guardate, il primo passaggio perturbato più intenso quando prima che la goccia fredda affondi a ovest. Poi ancora un po' di limbo, praticamente ogni tanto un po' di stabilità sabato e poi arriva qualcosa di più deciso. Questo è lunedì e peggiora, peggiora fortemente il tempo. Guardate che peggioramento, l'ho mostrato anche oggi, ora ve lo faccio vedere. Poi questo qui poi l'ho illustrato prima, guardate che roba, che cosa è?
cioè proprio un fronte perturbato che dalle Alpi fino alla Sicilia che passa e genera forti precipitazioni e nevicate anche sulle Alpi. Questa è una cosa incredibile. Ora però vi voglio mostrare qualche carta per farvi capire come siamo messi, che è fantastica questa cosa. Eccola qua, ve le faccio vedere immediatamente, condivido. Allora, questa è la saccatura vista da un'altra grafica di Wetter Centrale, che si vede bene come l'alimentazione sia dal nord della Groenlandia, dalle Svalbard, esce, arrivi fino al Mediterraneo, secondo il modello europeo. Questa è quella carta che vi ho mostrato, mi è piaciuto illustrarla oggi, l'ho postata su Facebook, e questi sono gli spaghetti per Milano del modello europeo. Guardate che succede. Ora siamo su premedia, si va verso la media, niente di, sebbene qualche, e poi dal 5 a Milano perlomeno inizia a piovere costantemente, disturbi continui perché i cedimenti della pressione sono sempre più frequenti da ovest, transitano impulsi stabili, perturbati e poi arrivano i peggioramenti. Questo è quello che dovrebbe significare anche l'emissione eterna del modello europeo. Guardate quanta c'è molta più pioggia anche nelle altre emissioni. Questa è Roma, e non è poco. Guardate anche Roma come si vede come sia all'inizio più caldo della media l'emissione odierna, poi tutto si riallinea in media, si vede come i valori vanno in media, anche a Reggio Calabria tornano in media i valori all'inizio della seconda decade, ma con meno precipitazioni. Insomma, abbiamo capito che qualcosa si muove. Abbiamo avuto dei periodi caldi sopra media, c'è poco da fare. Il trend è questo qua, fin quando l'alimentazione nelle fasi anticicloniche calde estive proviene dall'entroterra africano, non c'è niente da fare, le temperature restano ben sopra la media. Prima o poi questo deve finire. Come può finire? Oggi i modelli ci illustrano qualcosa di molto pesante. Se così fosse, non parliamo poi dei fenomeni violenti, avete già avuto un esempio di quello che può succedere. E ricordate che comunque questa settimana, sebbene non con il fresco che arriva, evidenzierà un leggero calo delle temperature, ma soprattutto un forte aumento dell'instabilità al centro-nord, quindi passaggi con qualche temporale, soprattutto sui rilievi, poi un passaggio perturbato più intenso tra il 5 e il 6. Insomma, è l'autunno meteorologico che arriva e probabilmente dalla seconda decade sarà anche autunno meteorologico in termini di temperatura, non solo precipitazioni. Quindi seguite, seguite, che ci divertiremo. Un abbraccio a tutti, ciao ciao, non perdete una puntata. Ciao ciao ciao.